Salve ragazzi, come avete visto dalla presentazione, oggi parleremo della sceratrice solare fai da te. La cosa importante di questo video, per cui vi consiglio di seguirlo dall'inizio alla fine, è che sarà una linea guida, quindi non avrete misure specifiche o materiali specifici, ma solamente materiali e misure consigliati, diciamo proporzioni consigliate, ok? Per avere una sceratrice che funziona. E vi assicuro che questa funziona. Questo vi permetterà, visto che il sole è una delle poche cose che è rimasta gratis, di poter sciogliere la cera più volte e migliorarne sempre di più la purezza. Quindi vi consiglio di seguire tutto il video per cogliere tutti i suggerimenti, che si trovano all'interno. In più mi raccomando, iscrivetevi chi non l'avesse già fatto perché l'unione fa la forza. Insieme possiamo dimostrare che l'apicoltura, che un altro tipo di apicoltura è possibile, che l'apicoltura naturale, quella vera, è possibile. Lo dimostrano i miei video, lo dimostrano le persone che in tutta Italia, sparse per tutta l'Italia, mi seguono da anni, che è possibile avere un'apicoltura in armonia con le api. Ma adesso iniziamo. Per iniziare vi faccio vedere i materiali che intendo usare in questa costruzione. Per prima cosa ho preso questi, sono dei vassoi per la cottura del pane, antiaderenti, quindi ottimi per la cera. Li ho presi prima in modo da avere le misure poi per quando l'avessi costruita, però alla fine voi la costruirete da zero. Io ho deciso di, oltre a utilizzare questi contenitori, che è l'unica cosa che ho comprato, voglio riciclare, chi ha visto gli altri video lo ricorderà, il famoso melario della Super Top Bar. Allora, perché voglio usare questo? Soprattutto perché lo recupero, che è fatto con il legno spesso 3 centimetri, quindi già è un ottimo isolante. È fatto con la tecnica delle Arnes o su Giban, quindi è già scuro. Io adesso lo ritratterò di nuovo, quindi verrà bello nero. Lo tratterò anche all'interno e soprattutto perché qui ho la finestra, quindi io farò capitare lo scolo che va a cadere nei contenitori. Sfrutterò la finestra perché io aprirò senza aprire, come faccio con le arnie, non farò uscire l'atmosfera dall'interno e lo sfrutterò per vedere, sarà più o meno così, per vedere all'interno la cera se c'è, quanta ce n'è, se è pieno, così da poterlo togliere senza far disperdere calore. Quindi io la sera magari saprò che lo devo togliere, lo tolgo senza aprire continuamente. Adesso farò una sorta di sportello che lo farò con il vetro, in modo che rimarrà sempre bello pulito e farà passare i raggi del sole. Sarà sicuramente una struttura un po' più pesantuccia, voi potreste anche ripiegare sul plexiglass, quello alveolare, perché credo che quello normale, andando avanti con il tempo, potrebbe deformarsi, però quello lascia passare un po' meno sole, ok? Poi l'altra cosa che utilizzerò è questa, che è una lamiera, sarebbe un copri lavatrici. Io me ne ritrovo due, non so neanche perché. Credo che si trovino, va bene, ma voi ovviamente prenderete una lamiera normale, farete la sagoma. Io utilizzerò questi, che ne ho due. Quindi diciamo che più o meno questi sono i materiali. Con questi cercherò di fare uno sportello, possibilmente con la cerniera, magari delle catenelle. Adesso vediamo come procede il lavoro. Ah, ci siamo, sta prendendo forma. Ho piegato questo, adesso dovrò fare il bordo di qui, però per farvi vedere il concetto che voi dovrete fare con la lamiera. Okay, qui voi avrete liscio, magari non avete questo battente, facendolo da zero. Quindi questa sarà la pendenza, non deve essere molta perché sennò con la cera scende anche la sporcizia. Lo scopo è quello di far arrivare la cera qui. Adesso io farò l'apertura, dove poi sotto metterò i contenitori che avete visto prima. Però voglio fare un'apertura in modo che ci metterò una stoffa o una rete, che potrà essere messa e tolta in modo da poter cambiare il tipo di filtraggio a seconda di quanto è sporca la cera, per fare anche più passaggi volendo, visto che ce li offrirà il sole.
Allora, l'idea comincia a svilupparsi, diciamo che ci siamo quasi. Calcolate che questo è il sotto, ok? Ho creato questo dislivello per mettere all'interno il contenitore per la cera e non togliere spazio al corpo che è basso. Avendo ridotto quasi di metà lo spazio più alto, quindi sfruttando esclusivamente quello necessario per la scatola che conterrà la cera, sfrutterò al massimo la superficie esposta al sole. Con uno spessore più basso, quindi la forza calore sarà maggiore, senza avere tutto questo spazio in più che sarebbe stato di fatto sprecato. Io ovviamente l'ho fatto anche in virtù del materiale che avevo, voi potete farlo proprio per sfruttare al meglio questa cosa, ma se per facilità di costruzione lo fate direttamente l'altezza che vi serve, ok? Adesso il concetto qual è? Come si svilupperà? Metterò questo compensato per avere una superficie più liscia e omogenea, quindi senza perdite di calore. Poi sopra metterò le tavole più spesse che mi faranno comunque da ulteriore coibentazione. Cosa succederà poi? Una volta chiuso sopra, io ho fatto in questa maniera. Ho avuto questa idea per non aprire tutto lo sportello dalla parte superiore e avere una dispersione di calore, soltanto per togliere, magari sostituire questo. Cosa farò? Avendo qui la guida, io mi creerò una sorta di scorrevole, lo farò scorrere da un lato, ricordate che questo è il sotto, qui dentro ci starà la scatola e io la tirerò fuori. Adesso non passa perché devo togliere parte del battente per permettere a questa di uscire, perché siamo proprio con le misure risicate. Per facilitarmi l'uscita della scatola, quindi ho questi altri materiali di risulta che lì fisserò tutto intorno in modo da aumentare lo spazio per far uscire la scatola. Non userò colla in questa lavorazione, anche perché oltre a non essere proprio strettamente necessaria, mi dà la possibilità di apportare delle modifiche se il progetto dovesse avere dei difetti. Ecco, ho aumentato la profondità della scatola e questo sarà il funzionamento. Aprirò prima da un lato e poi dall'altro e preleverò la scatola con la cera. Andiamo avanti, adesso metto il compensato e poi le tavole. Chiaramente il compensato va fissato solo nei tre lati, lasciando libero questo. So che non devo dirlo, ma va bene sempre specificare. Allora faccio un attimo insieme a voi quelle che io chiamo la prova di fattibilità, per vedere prima che finisco se funziona. Questa sarà la finestra, per vedere se c'è la cera, e mi sembra che si veda, starà qui attaccata probabilmente, quindi bene o male si vede, sì, fino al fondo. Poi c'è la prova di estrazione, adesso non ci sono le tavole, ma mi sembra che sia perfetto. In tutto questo l'aria calda sarà rimasta verso l'alto e sarà stata minima la perdita di calore, quindi potremo sostituire la vaschetta senza disperderlo. Adesso inchiodo la parte finale, che è semplicemente un rivestimento per fare da sostegno al compensato, che ci dà la giusta scioltezza per aprire. Come vedete, ok? Io ovviamente ho usato materiali di risulta, quindi voi potete fare anche direttamente la misura giusta con i materiali acquistati, vedete voi insomma quello che riuscite a ottenere, quindi non vi fossilizzate sulle misure che più avanti vi darò definitive. Cercate sempre l'unica cosa di non sviluppare troppo in altezza, ma in larghezza, larghezza e lunghezza, ok? Quindi evitate di alzarvi troppo. Adesso lo fisso con le grappe, tanto non servono particolari resistenze, poi vedo se trovo delle gambe da mettere nella parte posteriore oppure le creo. E ovviamente non vado a mettere le grappe da questa parte perché altrimenti incollo lo sportello scorrevole, quindi parto da qua, voi fate con le viti o con i chiodi, insomma.
Qui non chiude perfettamente, ma rispetto alla coibentazione totale, insomma, sarà influenzerà veramente a pari a zero, quindi non c'è problema. Raccomando, quando fate i tagli col frullino con la lamiera e disco fino e spessori piccoli, è proprio la combinazione perfetta per l'incidente, quindi sempre i morsetti come ho fatto io. Ve lo volevo dire prima, poi alla fine è successo, quindi ve lo faccio vedere. Vedete? Si incastra il frullino. Quando è molto fino il frullino, la lamiera è piccolo il pezzo, può succedere e si spacca. Quindi mi raccomando, mettete sempre le protezioni, occhiali, come ho io in questo momento, e morsetti, bloccate bene il pezzo in modo che al massimo si rompe il disco e voi non mi fate nulla, mi raccomando. Voglio farvi vedere gli appoggi per le lamiere, non sono altro che due regole, niente di che. Dovete fare sempre la prova. Io ho messo questo spessore per appoggio, trovate uno spessore che vi dia l'altezza che desiderate a seconda delle vaschette che metterete dentro, ok? Vi segnate la lamiera con la matita, tanto poggia qui e poggia sopra lo spessore, così potete segnarvi dove mettere il regoletto. Altra cosa da fare è fare un appoggio centrale, perché essendo tutta aperta le lamiere sono in due, ma anche se fosse una intera vi serve, perché altrimenti si piega, a meno che non mettete una lamiera da mezzo centimetro, 4 mm, che non credo vi convenga perché ci vorrebbero quasi 100 euro. Allora, quindi sempre con le grappe, niente di che, fate uno spessore qui, poi queste sono tutte cose che potete adattare come volete, eh? Tagliate una tavoletta, vi faccio vedere, qui create una sorta di ponte, ok? Questo sempre con le grappe, poi vedete voi che spessori trovare, ok? Lo fate arrivare a filo nella parte dove poggerà la lamiera, poi vi faccio vedere, lo poggiate qui dove lo fisserete, ovviamente non deve toccare qui dove c'è lo sportello, ecco, in questa maniera, una sorta di trave a sbalzo, vedete? Qui non tocca, non so se si riesce a capire, forse così si vede meglio, perché qui dovrà poi camminare lo sportello, vedete? Adesso la fisso. Adesso la fissiamo qui e abbiamo fatto. Ho fissato tutto, adesso vi faccio vedere con le lamiere le ossa gomate. Voi ovviamente avrete altri sistemi perché ne avrete magari una intera, quindi non ci sono questi problemi. Anche se due, secondo me è una buona scelta perché si possono togliere una alla volta per lavarle, insomma, può essere comodo. Meglio sempre una cosa più piccola che più grande. Come vedete, metterle è facile. Devo aggiungere delle cose, per esempio penso che metterò una rete più o meno qui, in maniera tale che io potrò buttare dentro i favi senza aver paura che cadano nella parte dove c'è la cera buona. Quindi si fermeranno, diciamo, qui e la cera piano piano cadrà e andrà dentro ai contenitori. Adesso devo aprire lo scolo per mandarlo nei contenitori e poi più o meno ci siamo. Voglio mostrarvi dei particolari che dovrete fare anche voi, ma non proprio così. Io sono stato costretto a riciclare un pezzo della lamiera che ho tagliato perché gli angoli di queste lamiere, come vedete, sono mancanti, ok? Però io ho sopperito a questa cosa con una doppia utilità. In che modo? Siccome che serve un blocco qui alla fine che voi potete fare anche con allungando il regoletto e mettendo un tassello, altrimenti la lamiera scivola in avanti, capito? Quindi dovete fare un fermo. Io ho unito l'utile al dilettevole, ho fatto il fermo che mi chiude anche l'angolo. Voi potete anche mettere solamente un blocchetto di legno qui o un chiodo, quello che volete voi. Vi mostro com'è facile mettere le lamiere e toglierle, ovviamente, con i vari appoggi. Questa è la prima. Mettiamo la seconda che va leggermente a incastro. Ecco fatto. Ok? Diciamo che siamo addirittura d'arrivo.
particolare importante è che bisogna piegare la rete sulla lamiera inserendo al centro la lamiera dello stesso spessore per darci più o meno una precisione, che così si mantiene dritta. Dovete fare piano piano, poi si batte col martello, ma prima bisogna dargli un po' la piega. Questa è la rete, quella inferiore ai 3 mm che usavo per il fondo, che non faccio più. Sono le prime, sulle prime arnie che ho fatto e mi è rimasta la rete. Anzi, guardate, meglio non piegarla con il martello, in modo tale che non abbiamo una chiusura proprio ermetica, proprio stretta stretta. Allora, ecco, ho risolto facendo una piegatura con le pinze in avanti i bordi, che sono più lunghi come avete visto, e me la spinge bene avanti. Una volta sagomata è comunque facile da mettere e togliere, ecco qua. Poi nulla vi vieta di anche metterla fissa, di fare con un altro sistema, ripeto, queste sono sempre delle soluzioni indicative che però vi possono dare grosso modo l'idea di come farlo. Come vedete è ottimo, facile da mettere, perfetto. Sto preparando la rete di cui vi avevo parlato prima per impedire ai favi di andare oltre il filtro. Vi faccio vedere al volo un metodo per tirarla addosso al ferro. Prima dovete fare il sistema, quello che faccio sempre, con la morsa per piegarla dritta, è l'unica maniera, altrimenti si storce tutto. Poi basta che col martello la battete già la blocca. Poi metto qualche grappa e ho finito. Questo perché farà rimanere la rete dritta. Adesso vi faccio vedere come va. Qui farò un incasso sulla, diciamo, la ex arnia, quindi sui fianchi della sceratrice, in modo che sia estraibile, quindi si potrà pulire e non darà fastidio anche in fase di montaggio della lamiera. Piego la seconda rete, ricordatevi di usare un pezzo di lamiera dello stesso spessore per creare la giusta distanza. Fate in questo modo su una superficie rigida, riuscite a piegarla dritta. Ecco fatto. Allora, la parte interna è finalmente finita, vi faccio vedere dei particolari, quindi dopo ci concentreremo sul coperchio o sportello, come lo vogliamo chiamare. Allora, questa è la rete che avevamo visto prima, che è ultimata, che ci serve per mantenere i favi lontani dallo spazio dove potrebbero cadere direttamente giù. Anche questa è estraibile, ho fatto degli incassi laterali, poi ve li mostro. L'altro accorgimento che volevo farvi vedere è questo pezzettino di lamiera. Da una delle due si faccio due tagli, lo pieghi per e hai l'appoggio centrale per la rete, in modo che se dovessero pesare comunque la rete qui non cede. Ok, è una stupidaggine, però è un'accortezza che fa comodo. Io direi che va bene così, ci sono tutte le accortezze possibili per evitare che la cera al di sotto si inquini. Mostro il particolare del canaletto, eccolo qui, vedete, questo qua dentro possiamo fare la rete estraibile. Allo stesso modo vi mostro il pernetto di cui vi avevo parlato, vedete, non è altro che un'orecchia, vedete dove la rete si poggia, è a posto così. Andiamo a fare lo sportello. Ecco, lo sportello sarà l'unico pezzo con colla e viti, perché deve reggere il vetro e se no altrimenti è pericoloso. Ricordatevi di farlo anche robusto, poi se mettete il plexiglass è tutto più semplice. Sto facendo l'incasso per il vetro. Se non avete il pantografo potete farlo con la sega prima di incollare lo sportello. Ovviamente facendo il canale con la sega riuscirà fuori, quindi dovrete fare il segno ed evitare di uscire, altrimenti vi rimane il buco.
Adesso farò su tutta la superficie. Quello che volevo dirvi, come avete visto, faccio avanti e indietro più di una volta, perché il vetro, essendo molto spesso, da mezzo centimetro, che poi sono 4 mm e mezzo in realtà, per avere una certa resistenza, lo scasso è abbastanza grande e profondo, quindi non fatelo tutto in una volta, altrimenti vi si brucia la fresa, ok? Brucerà il legno e anche la fresa. Quindi fate in più passaggi. Se avete il plexiglass è lo stesso, perché sarà più spesso, altrimenti si curva. Quindi il problema con la fresa si ripropone. Allora, il canale è finito, si tratta solo di fare con lo scalpello l'angolo qui. Ho messo le cerniere, da qui potete farvi anche un'idea di come verrà esteticamente, perché ho già bruciato questa parte visto che dovevo mettere le cerniere. Vi faccio vedere come sarà, vedete? Lo sportello si apre agiatamente e ho lasciato questo battente che avevo già, voi potete anche non farlo, che mi fa da chiusura, diminuisce le infiltrazioni d'aria, quindi voi potete anche evitare, ovviamente non avendoli, questi canali, fate tutto piatto e mettete la guarnizione. E visto che non butto mai niente, ho queste ruote qui che hanno anche il blocco, quindi le metterò sotto in modo che si potrà spostare facilmente per direzionarlo verso il sole o per spostarlo per qualsiasi evenienza. Come vedete, ho già bruciato tutto per fare il trattamento su Giban. Se volete dare un'occhiata alla tecnica, vi metto il link in alto a destra, così andate a vedere il video di riferimento. Come vedete, per recuperare il dislivello che ho creato per la vaschetta, devo mettere le gambe nella parte posteriore. Prima di tutto metterò le ruote senza nessuna spessore in più nella parte più alta e poi vediamo la misura per le gambe. Devo mettere questo che è il perno della gamba, lo manderò a vite all'interno. Bisogna stare attenti a non rovinare la punta. Faccio in questa maniera, così batto sul dado e non sulla punta. Il segreto per fare la filettatura bene sul legno è che usate la punta più piccola e fate una leggera svasatura all'ingresso in modo che entra bene e poi dopo va a stringere sempre di più, ma a quel punto ha la filettatura e quindi si fa ancora meglio e diventa più resistente. Mi raccomando, quando arrivate alla fine fermatevi, perché se continuate a girare si spana e non funziona più. Ecco. Ok, perfetto, bello resistente. Davanti ci mettiamo le ruote senza blocco. Ecco qua, mi sembra ottimo. Sto per mettere le gambe posteriori, eccole qui. Ok, allora ho messo a bolla, vedete, in maniera tale davanti poggia sulle ruote e dietro farò così. Ok, sì, sono troppo soddisfatto. Guardate quanto è bella. La faccio vedere. Quello poi lo sostituirò con un tappo di sughero. Era il buco dell'ex melario. Guardate che carina. Per essere praticamente tutta con materiali riciclati, a voi potrebbe venire molto più bella. Adesso la cosa soddisfacente è lo sportello, ancora non si è incollato definitivamente il vetro, ma voglio farvi sentire come chiude bene. Ah, avete sentito? Perfetto, con l'incasso. Adesso la riempiamo, manca da mettere la catenella, ma la metterò domani perché devo aspettare che si asciuga bene il vetro. Adesso la monto insieme a voi. Aspettate. Ah.
Devo cambiare lato, purtroppo il mio braccio non funziona bene. Considerate che sto facendo con una mano, quest'altro. Ok, ultimo pezzo. E voilà. Direi perfetto. Adesso non resta che mettere la cera. Purtroppo è sera, domani mattina vedremo i primi risultati. Ok, tutto pronto. Ho messo della cera che avevo messo in un secchio con del vetro per non farla mangiare dalle camere. Ha funzionato, un po' si è sciolta, però ovviamente non ce la poteva fare. Vediamo domani che succede. Allora, sono le 11:30, quindi poche ore. Guardate che spettacolo. Funziona alla grande, ragazzi. Si vede? Sì. È vero che oggi fa caldissimo, però devo dire che già stamattina, anche con il primo sole, dentro già era molto caldo. L'effetto serra è pesante, anche perché la lamiera è d'acciaio, si infiamma. Quindi devo dire che il progetto funziona alla grande. Spettacolare. Adesso vi faccio vedere il funzionamento dello sportelletto, anche se perderemo poco calore. Ecco qui, mamma mia, qui dentro c'è una temperatura assurda, ragazzi, guardate, spettacolare. Mi metto dentro, caldissimo, guarda, non sta uscendo, sta uscendo pochissimo, pochissimo calore. Scusate se la ripresa fa schifo, ma non riesco a capire con il sole. Prima di chiudere il video vi faccio vedere, sono le 6 di pomeriggio, quindi mezza giornata. Tutta la cera è stata pulita. Ho aperto il buco qui che c'era già per caso e ho fatto raffreddare. E ha funzionato, la cera si è solidificata. Vi faccio vedere quanto è facile con lo sportelletto. Ecco fatto. Guardate che spettacolo. Direi il massimo, è ancora bollente la scatola. Per l'ultimo esperimento con la ceratrice sto rifondendo della cera che avevo fatto con la ceratrice a vapore, che era venuta un po' scura, e ho messo un telo di juta sdraiato in maniera che si squaglierà lentamente, farà tutto questo passaggio e si purificherà. Guardate quanto scende veloce. Adesso vi faccio vedere la temperatura. Allora, il cemento, siamo al sole anche se sta all'ombra della ceratrice, fa 32,6. Vediamo dentro, eh? Andato fuori scala. Niente. È andato fuori scala, ragazzi. Prima 50 me li ha misurati a prima mattina, quindi non oso immaginare, devo trovare un altro termometro. Vediamo se ce la fa leggere la superficie del vetro. Niente, neanche la superficie del vetro. Devo trovare un altro termometro. Comunque, questo per farvi capire. Calcolate che per passare tutta questa juta la temperatura deve essere veramente alta. Ecco fatto, in un paio d'ore aveva già squagliato tutto. Adesso sono le 5, ho aperto il tappo e si sta cominciando a solidificarsi. Guardate che bella, chiara e pulita. Direi che con questo è tutto. Ciao da Leonardo Tobari, iscrivetevi, mettete mi piace e se volete sostenete il canale.